Ora in una direzione astratta, perché verità in questo settore sei stato un maestro, un grande maestro. Io mi ricordo negli anni 70 queste fotografie avevano un riferimento continuo per quelli che volevano fare fotografie in modo diverso, cioè uscire dalla da una figurazione per dare all'immagine stessa un valore diverso da quella della tradizione. Ecco. Però che forse negli ultimi anni, ecco, hai fatto un'operazione, quella delle cartoline con Zanier, che secondo me forse poteva essere evidenziato anche in questa mostra. Praticamente hai cambiato registro, c'è una sperimentazione più vicina alla contemporaneità. Ecco, questo che ti volevo dire. O no? Va bene, grazie. Non lo so, sempre condiviso con voi, perché alla tua destra c'è un grosso personaggio critico storico della fotografia italiana, e perché sono felice che sia qui, perché mi fa un bel regalo la sua presenza. Le presenze sono importanti, sono le essenze che sono le importanti, perché non esistono. No, va bene, però che ti dica, cioè, a me ha fatto piacere la Roberta, sì, quella che ha scritto quell'articolo su arte. Sì, la guardò. Sì, io con lei ho avuto anche qualche scontro, sì, non tanto simpatico, ma insomma, per un incontro che ho fatto con lei, parlo del 94-95, sono passati un po' di anni e poi non abbiamo più avuto discussione. E allora quando ho preso quell'articolo della Leonelli, no? Quando ho visto che l'ha scritto lei, chissà cosa me la dice, invece mi ha fatto un articolo straordinario. E quella foto che vedete là, quella l'ha fatta nel 1960-61, arrivi in televisione, quella foto lì, l'ha scritto lei, l'ho scritto io, ha scritto che una foto del genere, con questo intercalare di colori, di linee, insomma, di forme, tutto quello che volete, non si era mai vista nella storia della fotografia fino a quel momento. Quindi una punta di diamante, secondo me, l'ho fatta io, era un fotomontaggio, questo del 60. Questa io l'ho vista, l'emozione registrata, e quindi letto questo mi ha risvegliato, diciamo, un'energia vitale per continuare a camminare. Andare sempre incontro a un orizzonte, anche se non si raggiunge mai. L'orizzonte è raggiungibile, no? Poi, l'importante è che devi dare quello che uno è, non quello che uno vuole. Perché tutti vogliono diventare prima di essere, eh? Come se tu volessi diventare Napoleone, sei Napoleone, vai a Manicomio, entra l'orizzonte. Va bene così?